Mamma mia, ma tutti i momenti, uffa. Vlogmas. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. Vlogmas. Stai facendo amore sul telefono. Sto vedendo il film porno. Vlogmas. Oh, mamma mia, ma non vieni. Ogni giorno ti fa male con cosa, ma che ne è? Voglio dire una cosa importante a tutti i nostri follower. Vi vogliamo ringraziare per tutto il vostro affetto, vero? E sì, ci lasciano sempre tantissimi bei commenti, è vero? Bellissimi. Bellissimo. Comunque, smetti di toccarmi la ciccia. Comunque no, ho appena finito di dedicarmi alla mia cabina armadio e non ci credo che praticamente ho quasi sistemato tutta la cabina armadio. Ma volessimo mangiare. No, voglio dire, la cosa bella è che nei prossimi giorni finalmente vi potrò fare il video della mia cabina armadio. Che loro me l'hanno chiesto tantissimo. Però vi devo premettere, ragazze, che io sono una disordinata cronica, quindi non so se riuscirò a farvi questo video prima che la cabina armadio si scombinerà di nuovo. Devo muovermi e devo fare il video in fretta. Tu mi dai una mano a sistemarla? Guarda che bella mano, eh? Ah, vogliamo dire quella cosa? Che mo tra poco partiamo, forse. Sì, come? Dove andiamo? Poi voglio partire. Non lo mettono l'occhio. Ah, non lo diciamo perché i fans cattive, come dice Paghito, fans cattive mettono gli occhi nell'occhio in gol. Comunque, forse partiremo e vi porteremo in un posto fantastico. Perché l'estate ancora non è finita. La vita ancora non continua. È finita. La vita continua. Comunque, mo che ci mangiamo, mo? Boh. E che vuoi tu? Non lo so, però muoviti perché tanto. Va bene, faccio il mio dovere da donna. Poi voglio far vedere il mio outfit, che voi magari dite: ah, Carita, com'è carina, sta vestita tutta benissimo. Questa bottiglia che è ancora ok, è carina. E sotto, ta-da, un pantaloncino schifosissimo. Cioè, praticamente sto così, vestita da youtuber. Sopra bene, sotto male. Yeah. Amore! Che c'è a mamma? Hai fatti la pappa? Ma la vedete un po' inchiattita? A pupi? Guarda com'è inchiattita, ma noi la dobbiamo mettere a dieta a questa. Mamma, tu sei ingrassata, mamma. Guarda come si chiatta. Pappa, pappa. Ma dito il resto della pappa, eh? Oh, mi sembra mangiamo. Ma con me? No, mamma. Ci ho fatto questa pappina alla mia pupi, la tratto bene anche a lei. Ogni tanto pestacco i croccantini e faccio tipo un giorno. Sto qua sotto. Sì, sì, mamma me la devi dare. Spigola, pensate come la trattiamo bene. Ne ho tolta un po' dalla mia, gliel'ho lasciata. Con il riso e la zucchina. Vi volevo far vedere pure questo. Guardate che ho preparato. Oggi sono una cuoca perfetta. Ho fatto la mia cheesecake, quella che avete visto il video proprio qualche giorno fa sul mio secondo canale, ed è buonissima. Questa qua l'ho preparata per la merenda di oggi con la Nancy. Non vedo l'ora di mangiarla. Comunque andate a vedere il video sul mio secondo canale, perché è veramente una ricetta super leggera, buona. Maru, ma che hai comprato qua? Che cosa c'è? La parmigiana! Oh! E chi te l'ha data sta parmigiana? Tua mamma! Wow! La parmigiana della suocera! Wow, Maru! Sa soltanto mezzo litro d'olio in questa parmigiana, ti voglio dire! Bellissima, guardate, questa è una tipica parmigiana napoletana fatta da mia suocera, che la sa fare benissimo senza dispezzare agli altri, ma lei è bravissima. E guardate qua quanto olio, naviga nell'olio, Maru, cioè è troppo bella. Sì sì, questa con mezzo chilo di pane. Ehi, fammi assaggiare, mamma. Eccomi all'opera, vicino alla cucina. Indovinate che cucino? Una cosa buonissima che piace a tutti. La carbonara, yeah! Già tagliato qua tutta la pancettona
Però volevo far vedere questa cosa perché non mi ricordo se già vi ho fatto vedere questo, che ne vado troppo troppo fiera, dato che tante ragazze mi dicono che gli piace il mio stile shab, gli do suggerimenti su come arredare la casa. E allora questo qua non ci deve stare qua, questo è un regalino per la mia zia, quindi non ci deve stare qua. E poi ho messo di nuovo queste tre ciotoline, guardate com'è carino adesso con tutte queste robe sopra, molto molto carino. E qua, questo ci vado proprio fiera, è un runner che ho comprato in Sardegna e non l'ho pagato neanche tanto, tipo sui 30 euro. E precisamente lo comprai a Castelsardo, non so se vi ricordate il vlog, in uno di quei negozi, ma in Sardegna fanno tante di queste cose belle. Comunque guardate come va bene qua sopra, anche mia mamma mi ha fatto i complimenti per la scelta, le è piaciuto tanto, quindi io sono felicissima. Vero amo, ti piace? Troppo bello. Maru, invece questa nave che hai fatto tu, ne vogliamo parlare? È bella? Questa qua è quella barchetta che Max ha comprato sempre quando stavamo in vacanza a Sant'Eodoro, se mi sbaglio. Comunque l'ha montata tutta, è carina. Però questa qua a me non mi piace, questa vela di carta, la dobbiamo togliere, Maru. Sì, guarda, secondo me senza vela era più shabby, era carina. Qualche giorno la lascio, solo la nave senza le vele è più sciabbia e carina. È andata a trovare la nonnina, è vero? La mia sushi era andata a trovare la tua nonnina, che ti ha fatto le coccole. La vecchietta è stata contenta? Sì, mi accarezzava sempre così. E quelli sono tutti innamorati di te perché tu sei un cane splendido. Era una carta vessuta. Sì. Ma che brava, brava, brava. È bella, è bella, è brava. Brava, brava, brava. Wow, metto pure il formaggio, mio amore. Non tanto a me, basta, amore. Questa è la carbonara di Max. Tipica, classica. E questa è la carbonara fit mia, che ho fatto anche questi video sul mio secondo canale. Bella bella proteica con tanta bresaola. Tra l'altro ho trovato questi filettini così di bresaola in un pacchetto all'Idol, super comodo, che non la devo tagliare. Come amo. Io la faccio meglio. Ovviamente. Tu la fai sempre meglio. Uffa. Uffa, io sono triste perché tu non mi fai mai complimenti, amo. Quando te li meriti. Ma mamma, li merito, ti ho fatto sta carbonara. Ho detto la mia più buona. Che poi ti ho fatto la spartenza perché c'era praticamente questo pezzo di pancetta che aveva comprato Max, quindi la dovevo consumare. Ma la prossima volta te la faccio pure a te fit. Cazzo, che se perché non ti piaceva? Se ti piaceva, se ti piaceva, andiamo pure piatta. Come sta parmigiana da fatto mamma? Si passa a nanzo. Si passa a nanzo, vero? Devo dire la verità, è fantasmagorica, l'ho assaggiata anche io. Complimenti, ma la mia suocera è troppo buona questa parmigiana. Originale, fritta, però è la guerra, eh? E nel silenzio della notte vuoi morire. Ti manca l'aria, non riesci a respirare. Potrà le lacrime da sola fa l'amore. Dire il mio nome ancora fa scoppiare il cuore. Cuore, cuore. Amore, siete due scemi proprio parentati. Comunque volevo dire questa cosa, Manu. Cosa? Forse tu non lo sai, ma YouTube fa cagare. Ma YouTube... Non me lo dire, è troppo paura. Pensa che su YouTube ci sono persone che praticamente passano il loro tempo a caricare video in cui parlano male di altri, dicendo che poi i loro canali sono di contenuti, invece loro fanno i contenuti. Tanti anni fa, quando Carità Dolce ha iniziato a fare video, nel lontanissimo 2009, praticamente non esisteva nessuno. Queste persone stavano ancora, non erano in prospettiva neanche di nascere. E noi, Carità Dolce, come tanti altri, abbiamo iniziato a fare video, a fare gavetta su YouTube. La gavetta su YouTube è quella che si faceva caricando video che non si vedeva nessuno. Si vedevano il tuo fidanzato, tua mamma, tua sorella. Tu avevi tipo 1000 visualizzazioni e aprivi una bottiglia di champagne. Quella è la gavetta su YouTube. E invece ci sono persone che così aprono il canale,
dal nulla, dopo un mese hanno 1 milione di iscritti, fanno 300.000 visualizzazioni, perché chissà quale santo ci hanno in paradiso, quando invece noi ci abbiamo fatto la gavetta, ci siamo fatti il mazzo tanto su YouTube per guadagnarci la fiducia degli iscritti, eccetera. Cosa che veramente mi fa sorridere, il fatto che queste persone che sfruttano il tuo nome, perché fa comodo parlare di Carità Dolce, fa comodo mettere nel titolo del video Carità Dolce, perché Carità Dolce fa le views, quindi voi fa comodo, perché poi gli altri video vostri nessuno se li fila se non mettete il nome di qualche youtuber famoso. Dite che i nostri canali, il mio come quello di altri famosi, sono senza contenuti. È aspido. E voi invece, che per fare contenuti e per fare visualizzazione dovete mettere il mio nome? Cioè, questa è proprio la parodia, è la cosa che mi fa più ridere più di tutto. Loro non hanno contenuti perché passano il tempo a parlare male degli altri famosi per accaparrarsi le visualizzazioni mettendo il loro nome, se no nessuno se li fila. Noi invece, io tanti anni fa, quando ho iniziato a fare video su YouTube, e questo non si dice, è strano però che le persone che fanno i video per parlare male di te, guarda caso, vedono soltanto i vlog, le robe che magari è vero hanno un po' meno contenuti, però stranamente io proprio 2 giorni prima avevo caricato la ricetta per capelli. Strano, non se ne è parlato, no? Dico io, vuoi fare questa cosa, vatti a informare prima, informati, vedi? Perché comunque non si è detto che Carità Dolce è stata la persona che ha portato l'EcoBio in Italia, che ha fatto scoprire tanti prodotti erano dannosi, ha dato tanti consigli di bellezza, e tante persone grazie a me hanno salvato i loro capelli, la loro pelle, hanno risolto problemi anche gravi che affliggevano di brufoli e quant'altro. Questo non si è detto, e non si è detto che Carità Dolce ha un secondo canale in cui carica ricette con cui tante persone si trovano bene, ricette di cucina, sane leggere, tante persone hanno perso tanti chili con i miei consigli. Questo non si è detto. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo nel mio secondo canale e siamo qua per fare la ricetta della carbonara fit con questo. Ebbene sì, invece sì, abbiamo anche un secondo canale. Siamo qua per farvi vedere una ricettina sana, leggera. Vi faccio vedere tutto quello che mangio. Meravigliose patate fatte sempre da me, ovviamente, che potrebbero sembrare fritte ma non sono. Sono una pulizia interna del corpo, ve l'ho detto tante volte, è veramente ottimo per stare in forma, per purificare il corpo, ma anche per la pelle, per tutto. Quindi, perché vi ho detto la frutta senza esagerare? Perché è super veloce e semplice. Ragazze, spero tanto che i miei fantastici pancake come sono belli, mi siano piaciuti. Ovviamente non si sono dette tutte queste cose, si è detto solo quello che perché fa notizia, fa views, quindi si è detto solo quello, vabbè. Perché ovviamente è più facile, loro scelgono la via facile, cioè parlare male di uno youtuber famoso, ci piazzano il nome e fanno le views, no? Io, nella mia storia di YouTube, non ho mai parlato male di nessuno, mai, e ve lo può confermare chiunque che mi segue, lo sa. Eppure ci sono state delle occasioni in cui ci sono state cose che magari un youtuber famoso, cose così, mi hanno ferito, oppure mi hanno copiato delle robe, persone che mi hanno copiato delle robe, oppure che mi hanno ferito, che mi hanno fatto. Io non ho mai parlato male di nessuno, mai, perché secondo me quella è la cosa più brutta, accaparrarsi gli iscritti e le visualizzazioni buttando fango, buttando merda, scusatemi la parola, su qualcun altro. Secondo me quella è la cosa più brutta, una cosa che non ho mai fatto, perché andare avanti danneggiando gli altri, facendoci a cazzotti e buttando merda su qualcuno è molto facile, loro scelgono la via facile, invece io ho scelto la difficile. La difficile è stata quella di caricare centinaia di video sul mio canale di utili. Ragazze, ciao ragazzi, sono qua per farvi un nuovo video sui prodotti Essence, un aggiornamento. E anche dal punto di vista dell'inci, vi confermo che non hanno silicone, non hanno paraffine. Di centella, una decina di gocce di ipocastano. Vi viene una consistenza abbastanza fluida, lo utilizzate con costanza per aiutarvi a combattere la cellulite. È lenitivo, vi lenisce tantissimo, vi toglie i rossori e vi secca i brufoli. È fantastico.
Non solo perché è brufoli per tutti. Ad esempio, guardiamolo in diretta. Ad esempio, c'è stato questo qua, tesori di mire, miticone, che non va assolutamente bene con silicone. Quindi questo qua lo bocciamo. Cinque piante, lo sapete, è promosso e strapromosso anche sul mio blog. Vi ho fatto diversi post sui prodotti Garnier. Completamente naturale, infatti nell'inci contiene gel d'aloe vera, poi un addensante. Non pensate ad una dieta per 10 giorni, per un mese, a privarvi di tutto, ma pensate piuttosto a uno stile di vita sano che dura nel tempo. Sapete, io vado proprio alla ricerca in tutti i vari supermercati, discount, a fare appunto le nuove uscite, nuovi prodottini con buonici, economici. La filosofia è sempre quella là. Anche sul mio secondo libro, Bella in forma con carità dolce, c'è la sezione appunto proprio della cellulite. Ho messo tutta la parte con gli estratti, gli ingredienti, come combattere la cellulite. Anche i vlog, che comunque viene detto che non hanno contenuto, non è vero, perché tante ragazze mi dicono che grazie ai vlog magari si distraggono da loro problemucci, si scherza e si ride, hanno un momento di relax, quindi che portano tanta spensieratezza e tanta allegria che oggigiorno ci vuole. In che modo? In modo genuino e naturale, senza parlare male di nessuno, senza danneggiare nessuno, trasmettendo il nostro amore, l'amore della nostra coppia, l'amore per la casa, per il nostro cane, la famiglia, magari qualche consiglio anche su come sistemare la casa, che ve lo do io a voi, me lo date voi a me, cose di vita normale, però noi non facciamo male a nessuno e non abbiamo mai parlato male di nessuno, quella è la cosa importante. Secondo me YouTube fa cagare proprio per il fatto che esistono invece persone così, che vanno avanti dal nulla, chissà con quale santo in paradiso fanno le visualizzazioni e fanno gli ascolti, semplicemente perché, diciamo la verità, ma quale santo in paradiso? Sono un'orda di ragazzini, di ragazzini. Ci sono tante persone su YouTube che hanno fatto video mettendo il mio nome, io non ho mai risposto a nessuno, anche se alcuni mi hanno ferito, altri, però a me sono detto ok, è così, cioè bisogna accettarle queste cose. Alcuni, devo dire la verità, la maggior parte mi hanno fatto anche molto sorridere, però io dire, la cosa che veramente mi fa paura non è questa, ma sono i commenti che le persone poi esaltate da questi video di a me mi facevano ridere. No, ma guarda, però ci sono stati dei commenti proprio che a me fanno paura. Se penso che l'hanno scritto anche dei ragazzini, mi fanno ancora più paura pensare che sono venuti tutti esaltati da questi canali che ti buttano fango, no? Vengono questa orda di persone a insultarti sotto il tuo canale, dei commenti proprio cattivi. Che grandissima puttana che sei, Carlita di sto cazzo. Io li devo leggere perché ci sono. Segnalate questi video, segnalate in massa. Cioè, ma che segnalate? C'è un video, un boyfriend tag dove io col mio ragazzo parlo della mia storia, ma che ti segnali, cioè, ma veramente sei una troia come se piovesse, ovviamente non si sa perché, che fai schifo alla merda dei maiali, troia di merda. Questi sono i follower di queste persone che hanno contenuti, tale youtuber, tale follower, e questi sono i follower con grande contenuto, come lo youtuber che ha grande contenuto. Puttana, chiudi il canale, Dio merda, terroni del cazzo, imparate a parlare. Nel 2020 ancora terroni, e poi canale di contenuto, ci hai mandato i tuoi follower che sono di contenuto come te, ammazzati, muori di una malattia terminale, vi giuro sta sto qua, e imparate l'italiano, schifosi poveri del cazzo, cioè qua si augurano malattie terminali, per questo YouTube fa cagare, addirittura sei il cancro di YouTube, perché mo praticamente non lo sapete che la novità è quella di dire sei un cancro, mo si fanno soffese così, come non lo so, comunque mo ti dice sei un cancro, sei il cancro di YouTube, vergognati, sei questo, sei quello. Dunque, avete capito perché ragazze YouTube fa cagare? Per questo YouTube fa cagare, mentre invece Carlita Dolce continuerà sempre a fare anche le sue ricettine, le sue cose, a portare tanta allegria. Concludiamo invece con un commento fantastico, che io ne ricevo migliaia di commenti così, di una ragazza che mi ha lasciato in questo marasma in generale. Lei mi ha lasciato, secondo me, ma tanti ce ne sono così, leggo solo il suo perché davvero mi ha fatto troppo sorridere.
mi ha scritto: per quel che mi riguarda potresti anche ballare la danza del ventre nuda su YouTube. Negli anni passati i tuoi non sono stati consigli ma veri e propri miracoli che nemmeno gente che è stata da me profumatamente retribuita si è più rivelata così competente. E non dimentichiamolo, ottenuti a costo zero. Questa persona fa riferimento ai migliaia di suggerimenti che ho dato qua su YouTube nel mio canale ricco di contenuti. E le ragazze mi hanno chiesto di riprodurre in casa la maschera al carbone, la maschera nera, non so. Allora vuol dire che è il momento di andare a toglierla. Si scioglie tutto l'olio, mentre spalmi l'olio di cocco a contatto con la pelle si scioglie e diventa liquido per le impurità. Provatelo, è veramente ottimo. E poi fa un profumo. Fare sport. Qual è il primo motivo per cui si fa sport? Il mio primo motivo per cui faccio sport è quello che mi fa stare bene. Ecco qua la mia meravigliosa merenda pre-sport. Sta su tutto il viso. E non dimentichiamolo, ottenuti a costo zero, per cui se posso farti guadagnare soldi con un like, ben venga, te ne metto anche 200. Questi sono i miei veri follower, quelli che mi ringraziano per tutti i suggerimenti che gli ho dato, continuano a seguirmi perché comunque gli trasmetto tanta allegria e sempre per i consigli che gli do. Quindi io ti mando un bacio grande e mando un bacio grande a tutti voi. Tu vuoi dire qualcosa, Max? No, basta, ho detto già troppo. Abbiamo detto già tutto. Già troppo per i miei gusti, io non l'avrei neanche detto queste cose. Ma vabbè, ma giusto così. Ma sti cazzi. Oh, dai. Commentami sto dito, dai. Siete finiti. Sparite. Stavo scegliendo cosa mangiare sul conservatore pieno di pollo. Volevo far vedere questo qua, che praticamente alternativa al solito petto di pollo. Noi compriamo spesso questi qua che sono i burger di pollo e li compro alla Coop, sono biologici, sono buoni perché sono praticamente magri, hanno praticamente la stessa più o meno quantità di grassi del petto di pollo. Quindi... E questi qua, ho fatto anche lo snap su Snapchat e me l'ha comprato Max, sono praticamente le coscette, alimenti bio, crescono e mangiano alimenti biologici, quindi ovviamente è meglio comprare il pollo quando è biologico o almeno no OGM, come vi dico sempre. Adesso questi erano un'offerta, quindi ho risparmiato anche un bel po', se no mi rendo conto che le cose bio costano un po' molto. Questi qua anche erano un'offerta, questi tipo 2 euro, quindi quando sono in offerta io li prendo e me li congelo. Quando sono belle da 1 a 1000, miei amori. 3000. Miei amori. Mi hai rotto il cuoricino che batte. Il cuoricino che batte. Possiamo ritornare così. Vero. Se fosse come mo. Se fosse. Come tu ce la faccio, io vado al computer, ho appoggiato il caffè a terra, cioè non ce la faccio, solo io faccio queste cose. Ora mi metto a montare il video, ho piegato il nuovo video di oggi, perché come sapete carico sempre un video al giorno, ho su questo canale, sul mio secondo canale, tutti pieni di contenuti. Ciao amo, dove vai? A lavorare. Ciao Nancy! Bello perché... Cioè, grazie! Perché devo fare le recensioni! Sei il mio cestino dell'immondizia! Ancora! Comunque mo andiamo in palestra, sì. Dai! Nancy, sei troppo una bella sportiva! Tiè, guarda che ti ho preparato! Finalmente si mangia! Questa è proprio la cheesecake che abbiamo fatto il video, quella light alle favole! Sì!
Buonissima. Andate a vedere il video sul nostro secondo canale. Tra l'altro in quel video Nancy è particolarmente pazza, incazzata, sì. Sembra istinti omicidi. Sono i dolci che mi rendono un po' pazza. Ora mangio, ciao. Ciao. Il momento più bello della serata. Amo. C'è te sul divano. È bello questo momento, A me piace tanto. Ora a me quando prendo sonno. Comunque sono andata in palestra e tutti quanti mi hanno detto mi sono fatta secca secca perché sono scesi tutti i muscoli. Uffa, adesso mi devo pompare di nuovo. Pompa, 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 pompa. Devo mangiare e pompare, mangiare e pompare. No, non le dire queste cose che poi dicono che fai che cose vuoi. No. Abbiamo mangiato io e Max, abbiamo fatto una bella cenetta, adesso stiamo tipo scoppiando, siamo sul divano tutti sbracati. Guardate Max come sta sbracato. Sembra cufanillo. E stavo vedendo Antonino Cannavacciolo, che a noi ci piace assai, vero amo? È troppo brava. Infatti io lo guardo perché mi piace il modo in cui cucina, tutte quelle cose, vero? Cioè ti trasmette una cosa proprio di allegria quando cucina, a me piace proprio assai. Viva Antonino Cannavacciolo. È vero. Una di noi. Salutiamo. C'è anche la Pupi. Vieni a me. Vieni a fare il salutino. No. C'è Pupi e c'è anche il calzino. Perché Pupi è fissata, prende tutti i nostri calzini sporchi dai vini. E se li ciuccia. Ciuccia il calzino. Ciuccia il calzino, Pupi. Lasciatemi. Eccola. Salutiamo tutti, mandiamo tanti bacini. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like. E mio amore, quanto è bella. È mio amore. E noi vi auguriamo una buona notte. Buonanotte. Ciao. Guarda come dorme la mia amorina. È troppo bella. Bello. Stuck up on that stage singing. You don't want